Onorevole Cancelleri, partiamo subito con una vicenda che abbiamo seguito in prima persona in maniera particolare. A che punto stanno le penali? Perché comunque ci sono dei soldi ancora da dare. E allora, con i tavoli che abbiamo fatto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abbiamo superato la questione delle penali. Abbiamo raggiunto un accordo fra ANAS e CMC sulla interpretazione del loro contratto e abbiamo deciso che le penali hanno raggiunto il loro limite massimo, per cui su questi cantieri, su queste milestone non ci sono più penali da dover applicare, e questo è una grande garanzia per il consorzio che adesso si sta invece adoperando per la conclusione dei lavori. La cosa importante che possiamo annunciare oggi è anche il fatto che adesso il cantiere è diventato finalmente vivace, si sta lavorando, si lavora anche nei fine settimana, e questo pezzo, che è quello di Contrada Favarella, lo concluderemo entro la fine di gennaio, e le barriere verranno posizionate entro la metà di febbraio, quindi anche questo pezzo sarà finalmente completo. Sentite il rumore di sottofondo, che chiaramente sono i mezzi all'opera e al lavoro. E aggrediamo invece il cantiere dall'altra parte adesso, dall'innesto della A19. Anche lì nei prossimi giorni si vedrà grande vivacità, grandi lavori che verranno eseguiti, tutto quanto. E la vicenda che riguarda la galleria, ci sono state delle problematiche, si parlava di infiltrazioni, di ricominciare da capo, invece in realtà è soltanto un'ingabbiatura che si deve fare. Che tempi abbiamo? E poi mi parla di via Bormans. Allora, sulla galleria c'è stato, diciamo, secondo me è stato lanciato un falso allarme dicendo che era a rischio la tenuta della volta e tutto quanto. In realtà è realizzata con tecnologie di altissimo livello e di ultimissima generazione, quindi la galleria non ha assolutamente nessun problema. Gli scoli d'acqua che possono essere, diciamo, in qualche modo immortalati in qualche foto sono semplicemente frutto del fatto che ancora la galleria non è sigillata, è una serie di ha una tessitura di pannelli di in cemento armato che sono stati posizionati e che adesso devono essere sigillati. Le ingabbiature che ci sono servono semplicemente per andare a fare i trafori che servono per collegare le due canne e realizzare quindi le vie di fuga in caso di incidente all'interno. Abbiamo? Da quando verrà fatta la perizia di variante, da quando verrà ultimata, e già dalla prossima settimana abbiamo l'ennesimo incontro. Io spero di concludere la definizione della perizia di variante fra l'ingegnere Damiani, che è il direttore dei lavori, e il RUP di ANAS, che è l'ingegnere della Grenelè, entro febbraio, di poter concludere appunto questo accordo. E dal momento in cui verrà firmato il nuovo contratto di affidamento, che è comprensivo delle varianti, ci saranno 20 mesi di lavorazioni per definire la galleria.